Un'altra triste novella. Benvenuti a questa puntata di O Bianco o Nero. Come al solito e con puntualità ogni mese parliamo di vittime della strada, con i familiari vittime della strada, con gli avvocati e qualche volta, come in questo caso, anche con i senatori. Siamo stanchi, siamo stufi di leggere sui giornali i soliti bollettini di guerra. Siamo stufi anche di coloro che in qualche maniera la fanno franca. E devo dire francamente che sono anche stanco dei patteggiamenti dei processi brevi. Sono stufo soprattutto, e credo di essere condiviso dalla moltitudine dei cittadini, dei processi o brevi o dei processi lunghi. Vorremmo tutti dei processi giusti, e questa sarebbe la cosa che forse riuscirebbe a, diciamo così, a creare quella controcultura che si sta vivendo in questi giorni. Ma soprattutto vogliamo dedicare questa puntata a quella mamma che non ha retto al dolore infinito di quel dramma di Torre di Quartesolo. Più o meno la dinamica è quella che abbiamo appena visto in apertura di copertina. Ringraziamo anche Ureport. Questa sera con noi di nuovo l'avvocato Bottoli. Grazie avvocato. Grazie a lei. Sono stranamente stanco, stufo e molto triste. Glielo dico già subito, e questa sera vorrei... Non per la mia presenza. Assolutamente, lei mi corona questa trasmissione. Ringraziamo anche il senatore Maurizio Saia, grazie. Alberto Pallotti, grazie per essere con noi, e anche Stefano Benati. Ti sei affezionato a questa trasmissione e mi fa molto piacere. Avvocato, sono stanco, né processi brevi né processi lunghi, la gente sente che ha bisogno dei processi giusti. Non vi è alcun dubbio. Non a caso la giustizia viene amministrata in nome del popolo, questo non dobbiamo dimenticarcelo. E quindi il sentimento del popolo non può non essere tenuto nella dovuta considerazione. E sono questi i motivi per cui oggi in tutta Europa, a fronte di questo fenomeno purtroppo sempre più dilagante, cioè la tragedia delle vittime della strada, sta nascendo una nuova mentalità, una nuova cultura che deve essere poi tradotta giuridicamente. Si pensa, cioè, e speriamo che tra breve venga introdotta anche nel nostro ordinamento, ad una nuova fattispecie, senza più problemi di interpretazioni giuridiche cerebrali, sofistiche o d'altro, e cioè identificare un nuovo tipo di reato, il reato di omicidio o lesioni gravissime stradali. Non si parla più quindi di dolo eventuale, di semplice colpa, di pene quindi che vengono sempre estremamente contenute anche se il fatto è assolutamente gravissimo, e quindi un reato che faccia finalmente giustizia in nome di quel popolo per la quale la giustizia dovrebbe essere amministrata. Senatore Maurizio Saia, il Parlamento, il Senato cercano di fare del loro meglio, però in questo momento voi subite un po' la disattenzione, forse il disamore della cittadinanza, dei cittadini, i quali in qualche maniera, insomma, non stanno più credendo a una politica, e ci sono dei politici che in qualche maniera si autoeliminano, in qualche maniera vanno in panchina per vedere come si muove e come si evolve la nostra situazione. Io il mese scorso ho chiesto ai miei amici qua se mi portavano un politico di peso per poter anche dare forza, dare maggior vigore a quello che sono le vittime della strada, perché è un bollettino di guerra, ma non soltanto per una giustizia più vera, più onesta. Mi viene in mente Fusaro che ha tagliato a pezzi quella povera ragazza e poi dopo dall'ergastolo è passato 30 anni, se tutto va bene ce lo ritroviamo forse fuori fra 5-6 anni con un libro, un best seller, e si è fatto la vita. Cioè, voglio dire, tutti questi modelli qua devono attraversare il percorso della politica, la politica deve essere più vicina veramente ai cittadini. Sì, credo non sia un buon momento in questo senso, prendendo lo spunto dell'ultima frase che ha detto. Non c'è una politica
in questo momento particolarmente, non sensibile perché lo è, ma nelle condizioni di poter essere vicina alla gente come la gente vuole. Quando la politica è debole, come in questa fase, sia chi governa e sia chi fa opposizione, quindi nell'insieme l'involucro del Parlamento, il luogo dove nobilmente si dovrebbero fare le leggi migliori, quando la politica è debole anche le leggi sono deboli nei tempi e sono deboli anche nell'efficacia, perché io ormai 10 anni che sono in Parlamento e ho visto proprio nell'ultimo anno l'indebolirsi dei provvedimenti. I provvedimenti arrivano in aula con degli obiettivi, però poi perdono molta spinta perché essendo debole l'esecutivo, essendo debole la politica in generale, si arriva a degli equilibri o degli equilibrismi che smorzano spesso e spengono parte dell'efficacia di un buon provvedimento, quindi oltre alla lentezza dei provvedimenti. Quindi sicuramente è una fase difficile. Io sono testimone di un provvedimento che seguo per passione da 10 anni, molto anche isolato, una riforma delle polizie locali che io voglio ricordare, anche per stare sull'argomento della serata, le polizie locali sono quelle che secondo i dati del Ministero dell'Interno fanno effettivamente oltre il 60-63%, gli ultimi dati sono ancora del 2009, del controllo di polizia stradale, perché sono quelle più presenti numericamente sul nostro territorio, visti i ritardi e le riduzioni degli organici delle forze di polizia nazionali. E quindi è chiaro che facendo una riforma su quello dovremo mettere nelle condizioni di prevenire anche i disastri delle strade. Ma ci stiamo mettendo 10 anni per fare una riforma che rischia, non dico di diventare vecchia perché nel frattempo l'abbiamo modificata. Siamo forse vicini a vedere, il risultato e l'approvazione di questa legge di riforma sulla sicurezza urbana e sulle polizie locali, io sono il relatore. Ma è incredibile che ci si metta così tanto. In questo momento, come diceva lei, di debolezza della politica, mi viene in mente che non è una questione di destra o di sinistra, qua bisogna vedere chi giova in pratica. Alcuni trovano sulla sinistra, devono trovare il modello oppure il leader, sulla destra un leader che pare che abbia perso la propria leadership, però alla fine chi paga è la gente, perché poi bisogna anche provvedere nel fare delle leggi che siano quantomeno, diciamo che possano attuare il desiderio dei cittadini. Mi viene in mente un'altra cosa, la videosorveglianza. Noi abbiamo sposato una causa e lo diciamo veramente, francamente, con tutto il cuore, che la causa della videosorveglianza che registra tutti gli episodi dall'A alla Z con un vero e proprio video. Anche questo potrebbe essere un supporto che in qualche maniera aiuterebbe le forze dell'ordine, non solo con un'intelligence. Lei parla con colui che fece il primo esperimento in assoluto in Italia, che tutt'oggi vige a Padova, quando era assessore, ormai 15 anni fa, di videosorveglianza, contemporaneamente con tre centrali, con protocollo d'intesa tra Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e poi con il supporto di Prefettura e Vigili del Fuoco. Un sistema innovativo allora, che poi sul quale ci credevo, credo, ricordo, feci anche un paio di viaggi all'estero, soprattutto in Inghilterra, che era più avanti, per capire le problematiche. Allora i problemi della privacy stavano entrando a gamba tesa su questo ambito, ma è stato di un'utilità unica. Ricordo quando facemmo quel primo impianto, molto costoso allora, oggi per fortuna i Costa molto costi sono meno. molto ridotti e fummo accusati come amministrazione di centrodestra in quel caso di voler controllare i cittadini, eccetera. Oggi le chiedono tutti, le vorrebbero davanti a casa, tre non bastano, quattro, cinque, cablaggi da tutte le parti o sistemi di altro genere, wifi, cioè è entrata se un comune non ha le sue telecamere non è un in, come dire, in termini di sicurezza. Sicuramente è estremamente utile, è un supporto. Polizia Locale di Padova addirittura ha le telecamere addosso agli agenti, ma proprio per difesa sull'oltraggio pubblico ufficiale, sulle gestioni delle problematiche con i cittadini, Strumenti sono tecnologici che in qualche maniera strumenti a aiuterebbero. servizio Ecco, di questa strumenti sicurezza. tecnologici che certo non Certo. portano in vita tuo figlio Stefano, sei venuto il mese scorso e hai commosso veramente tanti, me compreso e anche la psicologa che avevamo qua in studio. La tua storia veramente è una storia drammatica che poi verrà, diciamo così, ricontemplata dall'amico Alberto. Tu hai un figlio di 17 anni, mi viene in mente sempre che il giorno dopo doveva giocare titolare, scusami se ti Esatto. porto avanti questa grande ferita. Però abbiamo visto una cosa analoga succedere a Torri di Quartesola, dove in pratica non è un incidente che porta via
una persona, porta via un micromondo, dove all'interno di quel micromondo ci sono grandi affetti e a tutti i titoli c'è chi soffre in una maniera o nell'altra. Un genitore credo che non abbia purtroppo la leadership del dolore, perché non esiste che un genitore sopravanzi un figlio. E quindi credo che questo sia da portare a testimonianza anche, non ce n'è bisogno con il senatore per la sua sensibilità, ma la tua storia potrebbe forse infondere ancora più sensibilità da portare in Parlamento e in Senato. Cosa successe quella sera? Allora, sì, parliamo di 3 anni fa, era il 15 marzo del 2008 ed era un venerdì come tanti di una famiglia tipo italiana, nel senso che mio figlio si era organizzato di uscire con la fidanzata e con un'altra coppia di loro amici. Fatalità, eravamo anche più tranquilli perché era quella fase dell'età dove c'era il motorino, ma la fidanzata aveva un anno di più, quindi c'era la macchina, e allora ci sentivamo anche più tutelati in questo senso. Perché adesso non essere il genitore perfetto non è nato, però noi cercavamo di tutelare il nostro figlio e gli amici di nostro figlio, che quando si andava anche in discoteca, noi, io e mia moglie, ci alteravamo, mettevamo la sveglia per andare noi a prendere fuori dalla discoteca alle 3 della mattina, proprio per cercare di tutelare gli eventi negativi. Cioè. Esattamente, esattamente. E quella sera, una sera come tante, e ci siamo salutati alle 9 della sera, lui è uscito con la fidanzata. E l'ora di rientro era un po' prima del solito, perché giocava a calcio e quindi il giorno dopo era impegnato come titolare, quindi l'avevamo un attimo responsabilizzato sul rientro, anche se non ce n'era bisogno, perché Alberto era veramente un ragazzo con la testa sulle spalle, come si suol dire. Purtroppo alle 3 della mattina, poco più, riceviamo una telefonata dalla polizia locale e noi eravamo in pieno sonno, io e mia moglie, e pensavamo indicativamente, subito immaginavamo uno scherzo. E infatti abbiamo messo giù il telefono, perché tutto vai a pensare ma non riesci a focalizzare. Quello che dico sempre, non capita mai a noi. Poi alla fine, mi pare che da quando ci siamo lasciati, tu hai contato più di 15 sì. vittime. Io non so se i dati sono esatti, ho tenuto un mio raccoglitore, non è io solo, ne ho 20. Non è solo sulla nostra regione, era quelli che io percepivo che andavo a raccogliere sulle notizie dei media, e ho contato dall'ultima trasmissione ci sono altre 15 famiglie che piangono un defunto per avere del sangue sulla strada. Quindi siamo piuttosto, guarda, apro una piccola parentesi, per quanto è importante continuare ad andare avanti a sensibilizzare l'opinione pubblica, dall'inizio dell'anno 2011 al 31 di maggio 2011 nel Veneto sono state ritirate 1200 patenti, di cui 621 solo per guida in stato di ebbrezza. Ditemi voi. Continua, no, poi la affronteremo con il senatore. Allora, mi richiamano dopo un attimo e mi dicono che mio figlio era stato coinvolto in un incidente e se potevamo andare alla rianimazione dell'ospedale maggiore di Verona. Noi abitiamo a Verona e lì per lì non ti rendi conto, perché ti sembra di essere dentro un telefilm, uno di quei film che vedi alla televisione. La tua persona è un'altra persona. Cerchi di realizzare, ma è successo proprio a mio figlio. Poi lo spirito sempre innato di autotutela, di sopravvivenza, ti fa pensare a ci sarà una gamba rotta, un femore, un colpo di frusta, un braccio, qualche cosa che comunque mai vai a pensare a una situazione di gravità sulla vita umana. E purtroppo arriviamo trafelati, ci siamo messi addosso le prime cose che abbiamo trovato a casa, e però prima di questo ho voluto andare a vedere il luogo dell'incidente, perché mi sono fatto dire dalla polizia locale dove è successo, certo. Dove era accaduto l'incidente, e perché volevo rendermi conto effettivamente della gravità. Purtroppo quando siamo arrivati sul luogo dell'incidente la situazione era veramente come in un film, era tutto transennato, c'erano perfino oltre alla polizia locale c'era la polizia stradale e i vigili del fuoco, e lì non vuoi, addirittura cerchi ti racconti delle candide bugie tra te e tua moglie, cioè cerchi di farti, ognuno si conforta con l'altro, però dentro di te senti che forse è più di un semplice colpo di frusta piuttosto che di una gamba spezzata. È un bolero, un incalzare. Esatto. Allora lì andiamo all'ospedale maggiore di Verona, ci accolgono in rianimazione e la dottoressa che era di presidio
per le emergenze, perché era codice rosso nostro figlio, ci chiede se avevamo qualche elemento che poteva accertare l'identità di nostro figlio. Alle 3:30 della mattina una frase così ti ammazza. Allora gli abbiamo detto che aveva un tatuaggio all'altezza dell'inguine con il suo segno zodiacale. Allora ci hanno confermato che era nostro figlio e ci hanno detto che nostro figlio è in punto di morte. E lì non sai cosa realizzare, perché non più tardi di 10 ore fa, 12 ore fa, era lì che mangiava la pizza a taglio con te e adesso è in punto di morte. Come può essere una situazione di questo genere? Allora lì ti entra dentro un altro aspetto, quello di cercare di fare di tutto per... allora chiediamo informazioni ai dottori, allora ci hanno spiegato che era in rianimazione, che cercavano di fare interventi, trasfusioni di sangue. E nell'incidente era stato coinvolto anche il suo amico ed erano due pedoni. E purtroppo quello che fa ancora più rabbia è che la parte lesa è sempre quella che subisce, sempre più debole, e la parte degli assassini sono sempre quelle che la fanno franca, perché io non ho altri termini oggi per chiamare quella persona che, sballato con dei limiti di 2,5 volte, era in stato di ebbrezza e sforava i limiti di 2,5 volte, considerando il fatto che si rifiutò subito di sottoporsi ai test alcolemici. Quindi questi 2,5 furono dopo 3 ore, alle 6 della mattina. Non oso pensare, secondo cosa me era in coma etilico in quel momento. Alberto, tu hai qualcosa di analogo? Io, riferendomi al grande coraggio intanto di Stefano, che racconta e riracconta, ma è giusto che la gente possa capire, se ce ne fosse anche soltanto un telespettatore in più dell'altra volta, è giusto che senta questa storia, no? Ma tu hai avuto una cosa analoga, abbiamo visto che quella mamma di Torri di Quartasolo non ce l'ha fatta. Sai cos'è che mi ha fatto più rabbia? Che c'è gente che poi giudica anche, no? Gente dice, non doveva, oppure ha sbagliato, oppure c'è un'altra figlia. Cioè, ci mettiamo tutti sullo scetto dei giudici, no? E questa è la cosa peggiore che possa capitare. In un dramma qua bisogna stare zitti e agire in un'altra maniera, perché queste disgrazie non avvengano più. A te è successa una cosa simile. Sì, io purtroppo posso essere testimone, mio malgrado, oculare di quello che è successo in questa famiglia di Torri di Quartasolo, perché sostanzialmente io ho perso mio zio in un incidente stradale nel quale mio papà guidava la macchina, purtroppo gli hanno tagliato la strada un trattore, mio papà, per evitare il trattore c'è stata una collisione sospetta che non è mai stata dimostrata, è finito in un fosso e il fratello è deceduto all'istante. Il fratello era molto più grande di mio papà, una sorta di capofamiglia all'interno della famiglia. Purtroppo sono andati a casa da mia nonna e la polizia, perché doveva comunicarlo, hanno cercato di filtrare la notizia drammatica, a un certo punto hanno dovuto dirglielo e mia nonna ha avuto un malore, e è stata una 20 di giorni in coma ed è morta, non si è mai più ripresa, cioè gli hanno detto. Purtroppo mio nonno, avendo perso il figlio primogenito e la moglie, ha fatto la stessa fine, è morto di cause naturali dopo poco tempo. La domanda è quello che ovviamente nella mia famiglia è che dopo si è instaurato un clima all'interno della mia famiglia, ovviamente di disperazione totale, nella quale siamo cresciuti io e mia sorella, ignari e incolpevoli spettatori di quello che succedeva. Per un bambino è difficile capire che cosa succede all'interno della tua famiglia quando hai un padre che, per rifugiarsi dell'immenso dolore che ha provato, sentendosi anche parzialmente colpevole di quello che era successo in quanto guidatore della macchina, è logico. Ha cercato, secondo me, mio papà, di trovare la via di fuga più umana e più comprensibile, ovvero di cercare di affezionarsi il meno possibile a qualsiasi cosa della sua vita per paura di poterla perdere di nuovo. Tenete presente che la mia famiglia era una famiglia modello, una famiglia splendida nella quale la gente stava bene, avevano attività, delle fabbriche, stavano molto bene. E in seguito a questo incidente si è perso tutto negli anni, non è rimasto neanche il ricordo, non è rimasta neanche la memoria, sono rimaste solo una serie di insensibilità da parte delle persone che hanno sofferto e stati di alterazione, perché mia mamma purtroppo ha subito forse anche di più di mio papà questo ambiente familiare che è crollato di punto in bianco. Lei si trovava con 2 figli piccoli, con un marito vicino assente a livello emotivo, per i motivi che purtroppo citavo precedentemente.
e si è trovata quindi nella disperazione più totale. E quindi rifugio nei farmaci, rifugio con altre forme di aiuto che non hanno sicuramente pagato, però è troppo facile, perché noi siamo stati giudicati da chiunque si è avvicinato alla mia famiglia: l'avete presa troppo male, non si reagisce così, dovevate, e tutti hanno il loro consiglio da darti e si erigono a giudici di quello che sta succedendo. Il problema è che è troppo facile da fuori dire: io sono molto vicino alla famiglia di Torre di Quartesolo, che non ho conosciuto, non ho conosciuto, però vorrei tanto conoscere, per cercare di portare un conforto più possibile, perché è rimasto un capofamiglia con sua figlia, hanno perso in maniera drammatica e incolpevole. Quello che voglio dire io è che quel giorno il trattore è colpevole dell'incidente di mio zio, dove è morto mio zio. In realtà non ha ucciso solo mio zio, ma ha ucciso mia nonna e mio nonno. Io non mi stancherò, io ero troppo piccolo per poter combattere questa realtà a livello procedurale, a livello civile, penale. Però non lo sono adesso. La nostra associazione cercherà in tutti i modi, se ne avremo la possibilità, di star vicino a questa famiglia di Torre di Quartesolo, se vorranno, perché noi non andremo dalla famiglia, perché saremo visti come quelli che vogliono andare a accaparrarsi il caso, e non lo farò mai, perché è la nostra politica. Se noi siamo sempre a disposizione, voglio dare un messaggio a questa famiglia: non crediamo che la signora, della quale non conosco il nome perché c'erano solo le iniziali, sia vittima di una scelta personale, di un suicidio, ovvero hai sbagliato tu. No, questa è una cosa che noi rifiutiamo in toto, e il colpevole di questo omicidio del ragazzo dovrà rispondere, per come la vediamo noi, anche dell'omicidio della madre. Sono d'accordissimo. E questo è una cosa che noi lo porteremo sempre avanti e ci presenteremo nelle sedi competenti per fare valere se potremo farlo, perché purtroppo l'articolo 92 del codice di procedura penale subordina la nostra Costituzione, quindi il nostro intervento, all'assenso e al consenso della vittima. Se non lo avremo, non potremo presentarci. Spero che questa famiglia trovi la forza, perché qua si tratta solo di forza, di potersi rivolgere a un'associazione forte e importante come la nostra, che ha numeri tanto drammatici quanto importanti, per poterli sollevare e affiancare in questo percorso tremendo che avranno da qua al futuro, perché non solo hanno perso delle persone, purtroppo dovranno confrontarsi con una macchina del sistema che combatterà. Io l'ho già visto cosa sta succedendo, ovvero stanno cercando di dare le colpe alla provincia, al comune, perché a dire di qualcuno quel tratto di strada è mal segnalato. Vogliamo arrivarci con il senatore. Io dico che succederà in tribunale, questa famiglia avrà queste obiezioni, diranno: ma non l'ha fatto apposta, non si capiva, è colpa di qualcun altro. La stessa cosa quando loro chiederanno il conto, se lo chiederanno, per la mamma, diranno: non siamo responsabili noi, perché la mamma è morta perché ha scelto di uccidersi. Però che sia chiaro, finché ci saremo noi come garanzia, come associazione di controllo, non accetteremo mai questa leggerezza nel valutare eventi drammatici che, ripeto, potevano essere evitati con buon senso, con una condotta normale. Non si tratta di scienze, ci voleva una scienza per evitare questa famiglia, la distruzione di questa famiglia. Serviva solo persone con un po' minimo di cervello, che invece di mettersi alla guida sballati, ubriachi, sotto effetto di sostanze stupefacenti, potevano trascorrere divertimenti in maniera diversa. Cioè, potevano il tempo in maniera diversa. Senatore, questo è il punto. Voglio dire, alla fine questa persona pagherà sicuramente l'indifferenza, o come si diceva prima, ci sarà la colpa di uno, la colpa dell'altro, la strada. Io credo che non ci siano strade pericolose, cioè le strade sono tutte pericolose, però se uno guida con prudenza e con senescenza, voglio dire, non credo che ogni curva debba diventare un pericolo. Basta andare piano, basta essere coerenti con quello che è la strada. La strada non è mai assassina, come non lo è il mare, come non lo è la montagna. Forse è l'assassino il modo con cui si va in macchina. È correttissimo l'approccio che contorna la domanda, o comunque la riflessione, è esattamente così. Io ho fatto tempo a vedere in questi anni un continuo inasprirsi, se vogliamo anche sull'onda dell'emotività, ma anche delle direttive europee che ci impongono di ridurre le mortalità, e non solo nell'ambito degli incidenti stradali, nella circolazione del nostro paese. E quindi c'è stato un continuo inasprire le sanzioni, forse anche in qualche caso un confuso continuo rincorrere questa emotività, perché poi c'è anche la necessità di una certezza
della pena, ma certezza ovviamente delle sanzioni e certezza anche delle regole. Però credo che comunque abbiamo oggi una buona legislazione nell'ambito del codice della strada. Quello che indubbiamente manca, al di là che ci siano strade, il guardrail che non è a posto, quindi non so, i pericoli per i motociclisti piuttosto che altre situazioni, incroci non del tutto a norma, però quello che sicuramente è che se tutti andassimo più piano il quadro cambierebbe a tutti i livelli e in tutte le strade. Una cultura mitteleuropea. Ovviamente in proporzione al tipo di strada. E comunque alla base di tutto questo, di questo mondo di disperazione e di tragedie, c'è il controllo del territorio. E questa è la vera carenza che oggi c'è nel nostro paese. Sappiamo che in autostrada è un classico dire: ho attraversato l'Italia, non ho trovato una pattuglia della polizia stradale. Chiediamoci perché. Organici fermi agli anni 60. E ormai sono solo nelle autostrade perché non hanno più la possibilità, se non in casi rari, in richieste eccezionali, di stare sulle statali o sulle strade normali delle polizie stradali, e tutto si riversa sulle polizie locali. Anche i carabinieri hanno organici difficili, nel contempo ci sono altri reati, soprattutto di notte, da inseguire, e quindi a parte... C'è il patto di stabilità. Sì, ci sono tante limitazioni, c'è una crisi economica, c'è la difficoltà di avere mezzi, eccetera. Le polizie locali, secondo me, è la realtà, fanno un egregio lavoro dove, utilizzate correttamente, e qui si innescano le polemiche sugli autovelox, pattuglie nascoste o meno, oppure sui tratti dove l'esagerazione 50, 55, ma arriva la contravvenzione. Però è preventivo, è inutile, è indubbio. Noi vediamo i tutor in autostrada, hanno sicuramente avuto un buon effetto. Adesso si tende già ad aggirarli perché hai capito che funziona solo quando passi sotto, le medie della velocità è un po' una favola, e quindi allora corri, poi rallenti. Però certo, voglio dire, tutto serve, ma il controllo umano è fondamentale, ed è fondamentale nel momento in cui tu controlli soprattutto, io addirittura invertirei, cioè il pericolo maggiore, perché è più subdolo, è l'utilizzo di sostanze stupefacenti, perché apparentemente una persona è un po' più su di giri, però la vedi tranquilla, normale. L'ubriaco tendenzialmente è in certe ore, di notte, ma non è detto neanche questo, purtroppo. Però lì, per certi versi, è più evidente anche alla gente, certo, che ti ferma stessa. Quanto subdolo è l'utilizzo di sostanze stupefacenti è incredibile. Purtroppo non è un fatto morale o di altro genere sul quale mi approccio, ma l'utilizzo delle droghe è di una diffusione che è spaventosa. Perché poi qua dovremmo persino scendere sull'utilizzo anche dei farmaci che comunque ti rallentano. Ma se tu comunque fai prevenzione e controllo sul territorio con severità, e purtroppo si sente spesso dire ma noi siamo un paese dove il vino si deve bere, dove quindi che esagerazione, 0,5, ci sono paesi che è 0,01 ti ritira la patente, quindi... Io sulla strada ho sempre immaginato... Io la domanda che faccio a queste persone qua... Che la tolleranza zero dovrebbe essere... Se io vado su un aereo, permetto al mio pilota di bere un bicchiere di vino? Cioè, io credo che sia questo, no? E poi dopo Quando c'è poi un mezzo pubblico, tornando sulla strada, sappiamo che sono state inasprite le pene per gli autisti, i conduttori degli autobus, le corriere, eccetera, o comunque dei noleggi con conducente, dei tassisti... Ma comunque noi dobbiamo avere un maggior controllo del territorio, cioè la gente su questo deve avere la certezza dell'inflessibilità, perché tu non rischi la tua vita, e sarebbe certo banale dire arrangiati. Tu il più delle volte, purtroppo, drammaticamente anche nelle testimonianze di stasera, la vita la porti via o vai a mutilarla ad altre persone che non hanno nessuna colpa e depotenziamo anche una società viva, pimpante e ricca di buone persone, come il caso di Alberto, figlio di Stefano. Avvocato Vittorio Bottoli, lei sa che oggi, quando si vanno a rinnovare le patenti dopo 5 o 10 anni a secondo l'età, in un minuto e mezzo ti fanno la firma e tu sei abile e arruolato di nuovo? Cioè, io dico, è imponderabile che, cioè, eppure non è scandaloso che in un'Italia civile
insomma, si possano dare così tranquillamente i rinnovi di patente senza fare un esame del sangue. Potrebbe già essere quello qualcosa che ti fa vedere se tu usi degli stupefacenti o meno. Non so, il cappello, tanto per dire, ormai lo fanno per gli atleti, non vedo perché non debbano farlo per gli autisti, che poi dopo, insomma, una macchina può veramente far danni. La sua domanda è stupida. Mi dà, no, anzi, mi dà la possibilità di... Allora, sono contento. Di svolgere un'argomentazione. Se mi dicono stupida, sono contento. Di porre una riflessione. No, guarda che veramente un minuto e mezzo ci impiegano. Certo, certo. Ma questo mi porta a una considerazione di carattere generale. Il diritto migliore è quello che agisce ex ante, e cioè preventivamente, e non quello che agisce ex post, e cioè dopo che il fatto è avvenuto. È ovvio che una volta che è avvenuto il fatto, è sacrosanto, e ne abbiamo parlato prima, che vi sia la giusta sanzione, la compensazione nei confronti dei parenti delle vittime per quello che è successo. Ma per il legislatore è ancora più fondamentale che vi sia una legislazione di carattere preventivo. Leggendo l'inserto, si chiama 7, del Corriere della Sera, il quotidiano che leggo da quando ero ragazzino, e penso che molti altri l'avranno letto perché è il quotidiano più diffuso nel nostro paese, c'erano 4 pagine dedicate alle statistiche sulle vittime della strada nel nostro paese. E mi è emerso un dato che vorrei appunto porre alla vostra attenzione. Il 17,% delle vittime della strada, che sono circa 5.000 all'anno, il 17,5% è dovuto a incidenti dovuti non a mancanze di precedenza, ma al passaggio con il semaforo rosso. Quindi il 17,5%, non sono mai stato bravo in matematica avendo fatto il liceo classico, ma però il 17,5% di 5.000 vittime, è facile fare la statistica, sono circa quasi un migliaio. Quasi un migliaio, certo. Teniamo presente che sempre a livello obiettivo e quindi statistico, per ogni 1.000 vittime, virgolette, morti sulla strada, vi sono 3.000 lesionati gravi, cioè che rimangono sulla carrozzella, con un danno sociale incommensurabile. Orbene, se noi abbiamo 1.000 vittime, proviamo a metterle in fila, 1.000 bare, e mettiamo in fila 3.000 persone sedute su una carrozzella, ci chiediamo che cosa può fare il legislatore per cercare di porre un freno a questa strage, a questo incredibile numero, che succede, ripeto, perché si passa col semaforo rosso. Orbene, abbiamo oggi degli strumenti molto sofisticati, aggiornati, moderni, che non fanno la fotografia di scellerata memoria, che dà vera, certo, la possibilità a 1.000 contestazioni, bisogna anche mettersi dalla parte di colui che guida, che è vessato dalla polizia municipale, che cerca di far cassa o quant'altro. No, parliamo di sistemi moderni, sofisticati, che riprendono con una carrellata, certo, che parte dall'inizio e arriva alla fine, per cui nessuna contestazione vi può essere. Tutta la sequenza. Tutta la sequenza, che innanzitutto in via repressiva ex post può certamente dirci di chi è stata la responsabilità, ma certamente dopo qualche giorno, se non dopo qualche settimana o qualche mese che è installata, dal momento che tutti la vedono e tutti lo sanno, ha una funzione preventiva eccezionale. Allora, esistono questi strumenti? Sì. Cos'è il compito del legislatore, dell'uomo politico? L'abbiamo imparato agli inizi. L'organo politico, che qui è rappresentato più che degnamente dal senatore Sagna, è l'organo delegato e strumentale dal cittadino sovrano perché ponga in essere delle leggi, delle normative che facciano, che soddisfino i bisogni essenziali del cittadino. Beh, più bisogni essenziali di quello della vita non credo che ve ne siano. Quindi è compito, è dovere del legislatore, è dovere dell'amministratore, dal momento che esistono questi strumenti, porli in essere. Certo. Vogliamo arrivare a un assurdo? Lei mi deve dare un minuto di tempo per mettere la pubblicità, e poi al senatore volevo fare proprio la domanda, rincalzando il fatto che lui ha parlato a termine culturale, bisogna fare un discorso culturale prima, però chiaramente intanto che passiamo con un discorso culturale possiamo anche usare questi mezzi tecnologici che in qualche maniera possono aiutare. Un po' di pubblicità per noi e poi di nuovo qua in studio. Mm-hmm.
Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata con i prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali, montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Print. Siamo in Viale Venezia 73, a Bassano del Grappa. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per un'ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna Vicenza. Bene, ben rientrati in piazza. Senatore, ma è proprio senatore, abbiamo questo onore qua incredibile stasera. Insomma, visti i tempi non so se sia un onore. Beh no, per noi, guardi, noi abbiamo un pensiero che sia, credo che sia il pensiero che tutti i cittadini ci auspichiamo che abbiano, che chi è eletto a qualcosa in più, è stato eletto, e quindi noi diamo sempre la fiducia. Poi dopo, in questi casi, abbiamo visto il referendum che abbiamo fatto un passo indietro, i cittadini hanno detto no, vogliamo votare, allora giustamente il politico deve farsi un esame di coscienza, ma credo che sia una questione anche naturale, sì, divagando un po'. Cicli e ricicli, comunque la verità è che noi arriviamo in Parlamento con una legge che è semplicemente vergognosa, e lo dico da parlamentare che quando fu fatta 7-8 anni fa partecipò a votarla. E va cambiata, perché il Parlamento ha lo spaccato esattamente la società, al di là che siamo eletti in malo modo, cioè decidono sostanzialmente i partiti chi va e chi non va. Siamo lo spaccato del paese, c'è chi lavora, chi si comporta bene e c'è chi fa il malacchino e chi è lì per altri motivi, quindi, e non c'è colore politico sicuro. Guardi, questo le fa onore, però tornando al discorso che vabbè, la patente si dà a 18 anni, però dopo 10 anni si può vedere se questo ragazzo si è comportato bene. L'esame del capello lo fanno agli atleti, non vedo perché non si debba portare al primo esame vero e proprio dopo i 10 anni un passaporto biologico, chiamiamolo così. Perché dobbiamo essere così retrivi in Italia a consegnare di nuovo il rinnovo per delle patenti con questa maniera molto molto leggera, voglio dire. Io ho 53 anni, dopo 5 anni non mi fanno quasi neanche la visita. Sì, sono d'accordo. Nella maggior parte dei casi non è, no, è una questione di legge. È vero, e questo è, e quando i controlli sono, tra virgolette, le verifiche anche in termini di salute sono affidate comunque a situazioni private, tra virgolette, o lo Stato decide di fare dei controlli in modo che le visite siano più serie, oppure diventa un po' una visita per modo di dire. Certo. Però devo dire, ribadisco, che nel quadro generale la legislazione italiana si pone a livello europeo, lo so perché ci sono delle indagini, delle analisi costantemente tenute, in particolare per esempio dall'Automobile Club, su questo siamo, diciamo, nella parte buona dei paesi. Però ci sono ancora molti, faccio un esempio, se uno gli viene ritirata la patente, francamente rispetto a una volta deve fare
controlli e controcontrolli che a volte si chiede, mi trattano come un delinquente, visite mediche, riverifiche, eccetera. Ma questo, questo spesso succede alle persone avviene, per bene? Ma questo avviene dopo, certo. Dopo che sei in corso nella, nella sospensione o nel ritiro. Deve essere tutto un po' più serio dall'inizio. Secondo me continueremo ad arrivare a limitare, a controllare, ad aumentare. Però ripeto, tutto questo è giustissimo, sono d'accordo con l'amico avvocato Bottoli, però è preventivo anche il controllo nella strada. Io insisto su questo perché so l'egregio lavoro e l'egregia... No, ma nessuno discute sul grande lavoro che fanno le forze dell'ordine. Ma devono essere, messe nelle condizioni di poterlo fare più spesso. Certo, ma Stefano, tu hai la sensazione, ci sei passato, no? Voglio dire, ti piacerebbe che i controlli delle patenti dopo un po' di anni ci fossero? Io dico, il passaporto biologico l'hanno fatto per gli sportivi, non vedo perché non debbano farlo per gli automobilisti, poi mi rispondi anche tu. Sì, condivido, perché io non più tardi di 6 mesi fa ho avuto il rinnovo per il 10° anno della patente, però sembra veramente una pura formalità e, passatemi, permettetemi di dirlo, quasi per fare un po' cassa per le sì. marche da bollo. Io ho fatto i conti, 20-21 euro, li guadagnano in un minuto. Sono 1200 euro medico, all'ora. Il medico condotto della convenzionato con l'agenzia viene lì, ti fa vedere a una distanza irrisoria con l'occhio destro e l'occhio sinistro, ma anche a 5 decimi, neanche sui 9, gli 8 decimi. Ti fa un attimo vedere se distingui il verde e il giallo da delle sagome, ti mette un timbro e nulla osta e si va. Questa è una visita curata? Sì, infatti. No. Io ho questa sensazione. A me non è una sensazione, guarda. È una netta sensazione. Mia moglie mi fa sempre aspettare, è andata a farsi il rinnovo della patente, ci ha impiegato meno di andare a prendere un chilo di pane. Quindi voglio dire, non è una sensazione, è un fatto questo. Voglio dire, sarebbe già importante dare un segnale, attenzione che dopo 5-10 anni devi darmi un tuo passaporto biologico, che per me dovrebbero farlo già come all'inizio quando si dà la patente. Non è un mondo avvocato per soltanto gli atleti. Noi vorremmo che gli atleti fossero la massima espressione della civiltà moderna, però è anche giusto che gli automobilisti possano essere lo stesso, è vero? Certamente assistiamo, per quanto riguarda il passaporto biologico per gli atleti, è perché lo sport genera una massa e una mole di interessi economici talmente tali che lo controllano molto efficacemente proprio per evitare che ci possano essere delle situazioni di truffe o simili. Questo avviene anche per le patenti, solo che avviene dall'altra parte, cioè la patente genera grandissimi interessi economici perché produce una mole di traffico sulla strada e tanta gente che vanno al distributore di benzina e fanno benzina. La nostra società medici che guadagnano un pozzo d'esordi. Esatto, cioè si basa gran parte delle entrate dello Stato sulla tassa della benzina. In realtà noi stiamo confondendo quella che è la patente intesa ad oggi diritto quasi costituzionale di tutti e la stiamo erroneamente considerando tale, quando invece la patente è una licenza, è una possibilità che viene data a chi dimostra di essere in grado. Io non credo che esista esame al mondo che, passato dalla totalità di chi si presenta, prima o tardi la patente la prendono tutti, possa essere considerato serio. La verità è che non tutti di noi siamo in grado di poter guidare, per riflessi, per caratteristiche personali, l'altezza, per dire. Si vede in giro delle persone che guidano che sono estremamente basse di statura, che fanno fatica a venire fuori proprio dal volante, le vedi, non arrivano i pedali bene. Tutta una serie di cose che vengono sottovalutate per dare la patente al maggior numero di persone e per fare in modo che queste persone possano recarsi al concessionario a comprare la macchina nuova e in generale un movimento dell'economia. E qua anche, capisco che poi dopo, io vedo già il senatore, però, quindi, qua giova alle grandi lobby, no? È inutile dirlo, però i cittadini hanno votato il referendum dicendo non più, basta, la centrale nucleare non la vogliamo perché le centrali nucleari non sono un bene comune, è un bene che va a qualcuno e quindi credo che anche questo sia da condividere, da metterci un attimino di pensiero in più, perché è inutile fare macchine da 220 all'ora quando abbiamo dei limiti, ma poi dobbiamo farlo perché sennò Marchionne dice vi lasciamo a piedi. Cioè, io credo che vada rivisitata la parte politica con l'onore e con l'onere che gli compete, ma
tutto sommato facendo buoni padri di famiglia. Questo lo crediamo noi poveri stupidi, voglio dire, mica che debba essere così. Sì, comunque anche quando fate le leggi, noi pensiamo che negli ultimi anni sono stati fatti i patentini per i ragazzi, per i motorini, eccetera, quindi si sono fatti dei salti in avanti che inimmaginabili fino a qualche anno fa. Io recentemente ho finanziato quello che diventerà la pista più importante e anche più a norma del Veneto per le prove, per i patentini dei ragazzi sotto i 18 anni, quindi, ma abbiamo costruito un itinerario diverso anche per le mini car che prima ci montavi senza manco sapere la differenza, esatto, tra un cavolfiore e uno stop. C'è ancora molto da fare, però io non mi muoverò mai dall'idea che più controlli ci sono, cioè la strada è una cosa diversa. Sulla strada veramente la tolleranza zero deve esserci, perché lì si gioca con le vite umane in una maniera, vorrei dire, sto dicendo una parola quasi vigliaca di fronte a fianco di chi ha subito, per carità, anche a me un po' ormai capita a tutti di avere in famiglia situazioni, ma è stupido, veramente stupido immaginare che si debba perdere la vita per stupidità di qualcun altro. Certo. Allora tu devi essere inflessibile, devi essere, scusate se uso un termine quasi volgare, devi essere una carogna sulla strada. Cioè, quanto mai? Perché lì cioè, è inimmaginabile che ci sia la tolleranza, perché dici vabbè niente, vabbè proprio un corno, perché lì deve esserci l'inflessibilità di tutti. E quindi in questo senso tutto quello che è possibile utilizzare. Però è un circolo virtuoso. Io faccio un esempio che sembra banale, ma è il concetto della tolleranza zero parte dal basso. Allora, se io vado io ho chiesto tante volte alle Iene che andassero a controllare le officine che rilasciano a Roma, dove vivo qualche giorno alla settimana per ovvi motivi, il bollino blu per le emissioni dei gas. Io in 10 anni, lo faccio tutti gli anni, non ho trovato uno, neanche una volta che l'ho chiesto, che avesse verificato questo. Cioè ti danno, ti timbrano, addirittura ti porti il libretto senza la macchina. È una stupidaggine o comunque è grave in altro settore, la salute pubblica. Ma se da queste cose qua non esiste il controllo, tu affidi ad altri. Adesso la legge che stiamo facendo, che sto facendo sulla polizia locale, il governo ha proposto, lo raccontavo ad amici proprio stasera, da qualche giorno mi ha proposto di presentare un emendamento per affidare ai privati la gestione degli incidenti stradali, perché non ci sono più uomini, gli organici abbiamo detto, di notte poi le polizie locali in molti posti non ci sono e quindi sono costretti i carabinieri ad andare, nel frattempo non rincorrono banditi, ladri, rapinatori, e rilevare un incidente ci vuole, affidarlo a dei privati, ovviamente autorizzati per legge, eccetera. Può essere un'idea in un frangente in cui tu non puoi assumere ulteriori uomini per i blocchi. Ma non la trovo mica una panzanata. Non è. Si parla di privati e alziamo tutte le orecchie. Anche i privati rilasciano, mettiamo, sì, le quando fanno le revisioni, sono dei privati, voglio dire. No? Il limite sarebbe solo nei casi di incidente mortale, lì deve intervenire. Ho ancora qualche dubbio, perché comunque la certezza che ti dà un rilievo importante di un pubblico ufficiale, che in questo caso diventerebbero pubblici ufficiali, però comunque una forza dell'ordine, per quanto locale o nazionale, ti dà delle certezze in più, e quindi ci si dovrà abituare a questa idea, vediamo se passerà. Ma è una proposta proprio del governo. Però voglio dire, noi abbiamo la necessità di mettere nelle condizioni più forza dell'ordine di stare in strada. Io purtroppo ho un'età sufficiente da ricordare a 53 anni che quando ne avevo 16 e andavo via col motorino non riuscivo a fare 5-6 chilometri di sera, di notte, di strada magari extra urbana, certo, senza trovare la pattuglia del carabinieri che ti ferma e se non trovi la pattuglia trovi tuo padre, però ecco. Oggi tu fai i chilometri, non trovi più nessuno, perché non c'è questo problema. Quindi su questo dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo trovare energie, risorse per mettere sulla strada. Certo. Avvocato Botto, io prima ho detto, se no c'era il padre che controllava. Oggi i padri, mi dispiace dirlo, controllano sempre meno. E allora ritorniamo al discorso che il controllo, semmai, potrà sì far beneficiare proprio questa riduzione degli incidenti, perché diceva dove sono i controlli. Io so che in comuni come Schio, mi pare, sono il 60% di infrazioni in meno, quindi il discorso se non controlla il genitore, perché lui dice
c'era la polizia, se dietro l'angolo c'era tuo padre, due schiaffoni, tornavi a casa. Una volta, sì. È vero. Ma ritorniamo sempre al medesimo discorso. Cioè, qualcuno deve controllare. Abbiamo dei dati. Io adesso non so se la politica può controllare. I sistemi tecnologici bisogna sicuramente caldeggiarli. I genitori hanno perso un po' la pil che avevano una volta, ma qualcuno dovrà pur prendersi la briga di controllarli. Allora, tutti hanno certamente le proprie responsabilità. In primis la famiglia, poi la scuola, gli educatori, poi la stampa, i mezzi di diffusione, certo. La trasmissione che stiamo facendo questa sera, a cui partecipiamo volentieri perché ha anche questa funzione di carattere etico e sociale. Tutto va bene, ma quello che mi chiedo, quello che io pretendo, al di là del dovere che hanno, ripeto, i familiari, le scuole e quant'altri, quello che deve fare lo Stato, l'amministrazione, la municipalità, laddove vi siano degli strumenti tecnici che possono ridurre questa tragedia. Allora, tutti abbiamo e sappiamo che da quando hanno instaurato sulle autostrade il tutor, tutti, perché altrimenti ti arrivano 10, non una, contravvenzioni per un tratto stradale di 100 km, la prima volta che ti succede, la seconda volta certamente i 130 li rispetterai, perché sai che c'è quel controllo. Viene negata in questo modo la mia libertà personale? Certo, mi viene negata la possibilità di correre a 200 all'ora impunemente. Ma questa non è una limitazione, certo, del mio diritto, è un sacrosanto dovere del pubblico. Però dopo, come diceva l'avvocato del senatore, fatto salvo l'autogrill, poi ti fermi, la media rigorosamente scende e anche là trovi il furbo, insomma. Beh, ma insomma qua diventa un po'... Però è vero, un po' di deterrenza. Diciamo che in autostrada, per assurdo, qua dovremmo aprire... Ognuno probabilmente qua avrebbe opinioni diverse. In autostrada, per assurdo, è meno pericoloso. Se in Germania, che è un paese molto sicuro, non ci sono addirittura limiti. Infatti. Prima diceva la velocità dell'auto. C'era prima anche l'avvocato, cioè, sono i semafori quelli che sono... Vedi, che dopo, mi pare anche i più invalidanti. Noi nel 68 abbiamo avuto l'ubriacatura, l'esaltazione del diritto del singolo. Il cittadino, il singolo, è libero. È libero di fare ciò che vuole, di assumere droghe, di guardi, quel 68 lo abbiamo pagato fino a pochi anni fa. Non c'è alcun non vorrei che adesso demonizzassero il governo Berlusconi. Guarda che non me ne frega niente, io non sono né di destra né di sinistra, io sono soltanto dalla parte che, insomma, che sia le la cose logica. Funzioni. Non vorrei che poi questa libertà ci porti veramente agli anni di piombo, perché ho questa sensazione, sinceramente. Io quando vedo grandi manifestazioni in piazza, dove tutti quanti urlano, tutti quanti, insomma, io ho paura della gente, molta paura, e vorrei più essere confortato da una linea politica. Non vorrei neanche che tutto questo ventennio fosse buttato al fuoco, perché sarebbe sbagliato, come è stato sbagliato parlare male, non so, prima degli Andreotti. Insomma, un governo che ha fatto delle cose, non si può buttare via tutto il vento per lasciare veramente credo il fianco a slogan e basta, perché insomma siamo anche stufi. Vorremmo crescere in qualche maniera, vero? Noi come vittime della strada abbiamo, tra l'altro per l'utilizzo di queste tecnologie, abbiamo patrocinato una tecnologia per il controllo dei semafori, detta intelligente, perché filma l'intersezione semaforica. È curioso quello che è successo a Verona, perché questi strumenti sono stati piazzati su degli incroci dei comuni dell'Unione Veronese, sarebbe dalle parti di Lasi, Lavagno, certo, e questi posti, diciamo, dell'est veronese. Il primo mese di installazione di queste attrezzature sono state rilevate 1800 infrazioni e sanzionate, cioè hanno mandato a casa 1800 multe. E 1800 le hanno pagate perché c'erano? E pagate, hanno fatto anche ricorso, cioè dopo i suoi ricorsi bisogna... Allora, si è mosso un comitato per dire no, per noi è ingiusto perché i tempi del giallo... Ma qua stiamo parlando di una tecnologia che sta filmando... Scusa, avevo capito male io. Avevo capito male io, certo. Però di fatto sono durate... Vogliamo ripetere, erano i soliti trabicoli che insomma fanno la fotografia in qualche maniera. No, oppure questi erano semafori che venivano con la telecamera. Intelligenti. Cioè nel senso c'era una telecamera che filmava l'incrocio. Grazie. Tenete presente, come hanno detto giustamente l'onorevole e anche l'avvocato Bottoli, che l'intersezione semaforica è la stragrande maggioranza degli incidenti in Italia avviene in intersezione semaforica. Dice bene l'onorevole Saia, che dice che giustamente le autostrade sono più sicure percentualmente, okay, degli incroci normali, certo, a livello urbano.
Allora si è mosso un comitato, il comitato ha ottenuto con delle firme che hanno fatto il sequestro di queste apparecchiature. A mio dire io le ho viste sacrosante. Di fatto il giorno del sequestro, avvenuto dopo diverso tempo, si rilevavano circa 60-70 infrazioni al giorno. C'è stata, scusate, al mese, c'è stata una diminuzione del più del 90%, ok? Poi è successo che dal 2009 non ci sono più queste telecamere. Io un po' di tempo fa ho deciso di andare a controllare com'era da solo. Sì, abbiamo messo i nostri volontari ai semafori dove state sequestrati e abbiamo visto quanta gente passava con il rosso, ok? Ne abbiamo contate 1800 di nuovo al mese sulla base, cioè sono ritornate 1800. Allora, la mia domanda è questa. Ma stavamo meglio quando davamo le multe, eravamo calati a 60 persone al mese che passavano col rosso, oppure adesso che ne passano 1800 al mese? Di fatto quelle intersezioni semaforiche in questo momento, a causa di un provvedimento di un giudice che io vedo profondamente sbagliato, contro il quale noi ci stiamo battendo come associazione, perché ha fatto secondo me il giudice un semplice copia e incolla, certo, condannando la vecchia tecnologia obsoleta delle foto che lo chiamavano T-RED, si ricorda? Sì. Che sono le foto, sbagliato, la foto non può dare la percezione. E quindi, come diceva sempre l'avvocato, dava, può dare diritto sì, anche a replica. Ma mi perdoni Nicola e anche i nostri telespettatori, ma un filmato di uno che passa con il rosso e che dice no scusa, ma io sono passato col rosso perché il giallo è scattato tutto prima, e tu vai a vedere, ha impegnato l'incrocio col rosso pieno. Tenete presente che queste apparecchiature facevano del controllo del territorio, perché se la stragrande maggioranza degli incidenti avviene al semaforo e noi registriamo gli, queste qua non solo registravano le multe, ma registravano anche gli incidenti. Allora, io siamo proprio in chiusura, io vi prometto che per la prossima, prima andare in ferie a luglio, faremo un'altra puntata, riusciremo anche a fare dei servizi sia di questi impianti e anche cosa pensa la gente normale, quella che non ha subito, e speriamo mai subiranno, un lutto. Però io vorrei chiudere con te, Stefano, se mi permetti. Come tu, con tua moglie, come avete fatto a sopravvivere? Permettimi questo aggettivo, se sopravvivere, non so dirti altro, perché credo... Quale forza avete trovato tu e tua moglie? Perché, più che altro per un inno, se ci sentono anche quelli di Torri di Quartesolo, che più o meno sono vicini a voi, insomma, in qualche maniera si possono identificare. Come avete fatto? Vedi Nicola, la vita indubbiamente ti cambia radicalmente. Devi crearti una nuova dimensione. Devi per forza trovare dei nuovi sbocchi. E per noi, anche se non è stato facile, abbiamo trovato la forza di portare avanti la nostra testimonianza e anche in nome di nostro figlio. Io anzi, l'altra volta non l'ho detto, lo aggiungo adesso, io in sala di rianimazione ho fatto tutte le promesse di questa terra a mio figlio, perché... Era ancora vivo? Sì, non era cosciente, ma dentro di me, nell'anima, ho parlato con lui e due cose gli ho promesso. Uno, che non avrei mai abbassato la guardia con chi l'ha ucciso, mai, e qui è un dramma nel dramma, perché per carità la nostra giurisprudenza prevede 3 gradi di giudizio, ma aspettare 3 anni e vedere che tu vai al cimitero e l'altra persona è ancora lì che fa la sua vita normale, si è sposato, lavora, è devastante, quindi tragedia nella tragedia. E la seconda è che finché avrò forza porteremo la nostra testimonianza in giro dove verremo chiamati, per evitare che ci siano altre famiglie che abbiano degli altri figli di qualsiasi età, di qualsiasi etnia, di qualsiasi colore, non mi interessa, perché una morte sulla strada è proprio la cosa più assurda che ci possa essere. Stefano, casa mia è casa tua, mi casa se tu casa. Okay? Grazie. Siamo voi in chiusura, io ringrazio Alberto Pallotti, ti aspetto per il mese prossimo. Grazie. Anche a te Stefano, se hai voglia di venire. Senatore, anche lei, quando vuol venire qua... Le porte sono aperte e la ringraziamo tantissimo. Buon lavoro a Roma, si faccia valere, io so che lei è un po' parcheggiato adesso, è vero, si sta guardando. Cerco di fare il mio dovere indipendentemente dall'appartenenza comunque politica. Noi ci auguriamo che un domani possano essere premiati questo tipo di politici, quelli che hanno i dubbi, perché i dubbi sono migliori delle certezze. Con le certezze si fanno le guerre, con i dubbi si fanno grandi cose. D'accordo, vero? Molto saggio. Grazie Vittorio Bottoli, avvocato, per la sua presenza, l'aspetto anche a lei e cercheremo di documentare con qualche clip esterna, per vedere anche il polso e la gente cosa vuole veramente. Certo. E casomai poi lo mandiamo pure a Roma, va bene?
però bianco-nero è proprio tutto. Vi do l'appuntamento settimana prossima alle ore 21.45 come al solito su questa stessa emittente, e per chi volesse gustarsi un po' di sport vi do l'appuntamento a giovedì prossimo alle ore 21 sempre in diretta con Scratch. Per questa serata è proprio tutto, buonanotte, grazie.